Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Go Reloaded e Teletaccuino. E oggi per me e Rob è una, diciamo, una giornata speciale perché proprio oggi che tutto il mondo dello sport sposta la sua attenzione a Torino per la Granata, per la grande squadra, parliamo appunto della squadra del grande Torino. E anni fa abbiamo già pubblicato diversi video sulla leggenda del grande Torino, la squadra italiana che è capace di non generare disaccordi, opposizioni da nord a sud, da sinistra a destra. L'unica squadra in grado di unire davvero gli italiani in un periodo drammatico che vedeva la nazione uscire vinta da una guerra e che ritrovò nello sport la forza di rialzarsi in piedi e dimostrare al mondo che noi italiani non siamo, come si dice a Roma, dei perapottari. Evitiamo però di dilungarci in questo discorso perché appunto di questo argomento ne abbiamo parlato molto e invece andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali di questo 4 maggio di quest'anno, appunto di questo 4 maggio 2022. Linea al video, grazie a Rob per la collaborazione. Oggi, 4 maggio 2022, Torino si è fermata. Dopo 3 anni di stop dovuti ai lavori della Basilica di Superga e al coronavirus, l'intero capoluogo sabaudo ha potuto ricordare nel modo più giusto il grande Torino. Alle 11:30, infatti, al cimitero monumentale c'è stata la commemorazione dei calciatori che nel Camposanto di Corso Novara hanno trovato la loro eternità, come il capitano Valentino Mazzola. Tra i presenti il sindaco Lo Russo, la storica bandiera Renato Zaccarelli e Franco Ossola, figlio dell'omonimo attaccante della grande squadra. Alle 12:30 la squadra si è allenata a porte aperte a Filadelfia, che tutti i Granata conoscono come il Fila, e alle 16:30 si è tenuta la messa nella Basilica di Superga, in presenza del presidente della regione, Alberto Cirio. Dopo 3 anni dall'ultima celebrazione e a un anno, e anche se in realtà sarebbero 2 dalla pandemia. Capitan Belotti, l'eroe Granata, il capitano di cui non si sa del suo futuro, è stato ricevuto con una grandissima ovazione dopo la tripletta di Empoli, con la speranza di poter rimanere ancora altri anni nel Toro. Cosa dire di più? Ciao grande Torino, ciao Capitan Mazzola, che ogni magico quarto d'ora Granata brilli dentro di noi. Prima di salutarci però ricordiamo i nomi di questi grandi giocatori che hanno rappresentato l'Italia e inciso il loro nome nell'eternità. Valerio Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezzar, Ezio Loic, Virgilio Maroso, Danilio Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti e Julius Schubert. Ciao ragazzi, ciao Valentino.